Buongiorno. Allora, questo vlog è un po' particolare da come avete visto, tra virgolette, dell'anteprima. E volevo parlarvi di queste cose. Ovviamente ormai siamo ridotti, diciamo, malissimo, perché secondo me sta situazione peggiora. Allora, volevo fare questo vlog diverso per dirvi che, cioè, per dirvi, volevo aggiornarvi in poche parole. Qui a Como, in settimana, non c'è nessuno che va in giro. Infatti poi vi lascerò una clip a fine video dove vi faccio vedere un pezzettino della mia città, che è il centro di Como. Vi faccio vedere che in giro non c'è nessuno, praticamente ci sono pochissime persone. Tranne il sabato e la domenica, che al sabato e la domenica le persone vanno in giro. E non hanno ancora capito di stare a casa. Per cui ho visto sul telegiornale, mi sembra, o lo dicono anche, dove c'è Milano piena di gente che esce senza motivo. Un signore ha risposto che da un mese che lui è in quarantena in casa e che vuole uscire per prendere un po' d'aria, perché non ce la fa più. Vabbè, allora noi siamo fessi che dobbiamo uscire, in poche parole. Oh mamma. E, cioè, scusa. Se noi siamo fessi che stiamo a casa, giusto? Non riesco a capire perché molte persone se ne fregano. Per cui, davvero, state a casa per il momento, state a casa, perché ho saputo, però non è ancora deciso, che praticamente dal 4 maggio dovrebbero piano piano aprire le attività e aprire praticamente quasi tutto, e dal 4 maggio in teoria si potrà uscire, ovviamente con la mascherina e i guanti, stando a metro di distanza. Per cui non so se questa notizia sarà, diciamo, se la metteranno in vigore davvero, oppure dovremo aspettare un altro mese o altri due mesi. Comunque vi lascio qua il foglio dove io l'ho letto e ho scoperto. Non so se lo sapete anche voi di questa cosa. Comunque vi lascio qua il foglio, lo leggete bene, lo tengo per un po', lo leggete bene, così almeno più o meno sapete dove siamo arrivati. Ovviamente il mondo sta cambiando, è cambiato e non è una bella situazione, per cui pensate a quello che state facendo. Pensate a tutto e a quello che succederà tra, diciamo, in questi mesi che dovrebbero arrivare e l'anno prossimo, perché sta cambiando e sarà molto, molto difficile. Per cui niente, vi lascio qua il foglio, ve lo metto semmai adesso, vedo se ve lo metto qui oppure ve lo metto nel pezzettino e poi continuo a dire quello che penso io. Intanto che asciugo i miei pennelli, siccome li ho lavati e li ho puliti, vi dico ovviamente altre cose. Comunque, intanto che asciugo i miei pennelli, che secondo me sono ancora bagnati, allora volevo fare questo video e poi spero di non farlo più, di non parlare di queste cose, perché notando
che specialmente a Milano, non nelle mie zone, cioè a Como, ma a Milano, ci sono persone che se ne fregano, non rispettano ancora le regole, vanno in giro per i cavoli loro e non gliene frega praticamente. Allora volevo fare questo video qua. In più, noi italiani, certi, le regole le manteniamo, invece, ad esempio, in Spagna, eccetera, oppure, adesso non mi ricordo l'altro cos'era, che avevano aperto, cioè hanno ancora aperto le attività e non hanno fatto come noi italiani, no? Per cui praticamente l'Italia è chiusa da un bel po' e in più ho sentito anche, almeno da quello che mi hanno detto, che Barbara D'Urso ha detto che chi ha i cani, no? In poche parole, per pulire le zampe ai cani, dovete usare la candeggina. Allora, prima di tutto non fatelo, perché ho sentito cose assurde. Non usate la candeggina ai cani, mi raccomando, perché cioè non va bene. Io al mio cane lo pulisco con le salviettine, per cui pulisco con le salviettine apposta del mio cane, pulisco le sue zampe quando lo porto a fare i bisogni. Per cui non usate la candeggina, mi raccomando, ma non solo i cani, anche con gli altri animali. Per cui questa cosa è una cosa che non va fatta. Poi la seconda cosa, non abbandonate gli animali, mi raccomando, specialmente i cani, perché non sono infetti. Io ho quattro conigli e un cane e sono una cosa bestiale perché mi tengono tantissimo compagnia. Con loro mi sento bene, sono felice perché mi tengono compagnia, cioè gioco con loro, faccio di tutto e praticamente cioè, chi ha qualche animale mi capisce che senza loro per me non ha senso vivere. Per cui, o che hai un cane, o che hai un gatto, o che hai un coniglio, sempre a quattro zampe è una cosa bellissima perché ti passa la giornata, eccetera. Per cui non abbandonate gli animali, mi raccomando. Semmai adottateli, quelli che ovviamente hanno bisogno per essere adottati, ma non abbandonate gli animali. Volevo dirvi queste cose qua, che ovviamente sono importanti. Allora, perché certe volte quando non devo registrare i video, devo dire ok, dico questo, questo e questo. Poi quando registro i video mi accorgo che non mi ricordo più cosa devo dire. Allora va avanti così, no? Non so se capita anche a voi, a quelli che ovviamente registrano i video, fanno video su YouTube, ma a me capita. E tutte le volte che devo registrare un video è un continuo che mi dimentico le cose che devo dire. Cioè, una cosa assurda. E comunque, niente, ripeto, a fine video vi lascio un pezzettino di vlog, cioè di clip, dove l'ha fatto un mio amico con il drone, dove ha ripreso Como, che è vuota, ed è una cosa spettacolare. E ovviamente quando ti dimentichi di dire altre cose, stai lì che dici, e adesso cosa devo dire che mi dimentico? Non lo so. E vabbè, io spero che ho detto tutto. Questa situazione è un po' complicata. Ho sentito che fino al 2021 non migliorerà per niente. Il virus resterà fino a quando non ci sarà un vaccino. Per cui cioè viviamo in una situazione un po' brutta. Cioè, per me è brutta perché cambia tutto, cambia la nostra vita, cambia
tutto quello che ovviamente facevamo prima, adesso la situazione diventerà un po' complicata. Non so se davvero apriranno dal 4 maggio in poi, so solo che i cinema, il bowling e le altre attività che ovviamente staranno vicino, in senso che ad esempio il cinema siamo tutti attaccati, per cui queste attività saranno chiuse fino a dicembre. Apriranno da gennaio, da quello che hanno detto. Non so se queste cose sono vere, perché lo sentite tramite amici e tramite Facebook, per cui da quello che avete letto anche sul fogliettino, in poche parole, è così. Per cui non so se è vero. I miei pennelli non so perché non sono ancora asciutti. Fatemi sapere, per chi pulisce i pennelli, come faccio ad asciugarli, perché io uso l'asciugamano. Ho usato un prodotto apposta per i pennelli, ci ho spruzzato sopra e dopo un po' l'ho lavato e ho usato il sapone, no? E li ho puliti, infatti adesso sono una bomba, però non so, non sono asciutti. E io qua il sole sì ce l'ho, ma non è che posso andare in balcone ad asciugarli, anche perché devo scendere, per cui io sono in mansarda, cioè la mia cameretta è in mansarda, i miei trucchi sono in mansarda, per cui non ho, diciamo, un posto in cui io devo andare giù per asciugarli col sole. Però fatemi sapere, per chi lava i pennelli, come posso asciugarli, diciamo, meglio, perché così non si asciugano così tanto. Poi mi sono resa conto che ho pochissimi pennelli e dovrei comprarli. A proposito, anche sul fatto di acquistare online, ho notato che specialmente su Amazon, per comprare delle mascherine o altre cose, ti arrivano dopo 2-3 settimane, perché ovviamente ordinano tutti, eccetera. Secondo me dovrebbero organizzarsi meglio, perché ad esempio io da quasi 2 settimane che aspetto le mie mascherine, per siccome io lavoro e certe volte vado anche a aiutare a mia mamma a fare la spesa, al sabato ho bisogno ovviamente delle mascherine, per cui poi noi siamo in 6 e certi ovviamente vanno, che ne so, adesso vabbè nessuno va a lavorare tranne me, però facciamo turni anche per fare la spesa, eccetera. E allora mi servono, ma poi ci serviranno anche quando riusciremo a uscire di casa. Questo è. Per cui niente. Comunque, spero che ho detto tutto di quello che volevo dirvi, perché volevo cambiare questa tipologia di vlog, diciamo. Perché sennò dopo un po' annoiano. Cioè, non lo so. Niente, spero che ho detto tutto, spero che non ho dimenticato niente, però succede sempre che tutte le volte mi dimentico di dire «Ah, cavolo, però dovevo dire questo!» Vabbè, ormai le ho dette, fa niente. E niente, ho in programma altri nuovi video che mi sono venuti in mente in questi giorni. Sono video praticamente bomba, che nessuno ha mai fatto qua su YouTube, perché ho controllato, e ci saranno nuovi video quando finirò quelli vecchi. Questo video sarà durato di sicuro tanto, per cui non è proprio un vlog, ma un vlog chiacchiericcio, in poche parole, perché allora, in teoria sabato prossimo, che è il 25 aprile, è la festa della liberazione, per cui in teoria quando ci sono le feste io non pubblico mai, solo che ho pensato, siccome voi mi avete chiesto i vlog il sabato per tenervi compagnia, allora ho detto vabbè, quasi quasi farò il vlog lo stesso e lo pubblicherò il 25. Se mai, fatemi sapere se volete il vlog sabato prossimo, che è il 25, oppure no, non lo so, fatemi sapere voi. Io semmai lo metterò su, non so perché mi tocco sempre i capelli. Vabbè.
Comunque, per non far durare questo vlog, questo video, volevo ovviamente cambiare genere e dirvi queste cose. Comunque, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di queste cose qua che ho detto. E perché ho fatto le corna? Lasciamo perdere, niente. Vi mostro un po' la clip di Kumo e ci vediamo al prossimo vlog. Perché questo vlog ovviamente sarà durato tanto e siccome parlo troppo, volevo fare un vlog chiacchierino invece di mostrarvi le cose che faccio. Però la prossima volta giuro che farò un vlog dove vi mostro solo quello che faccio. Sperando che non parlo come sempre, ovviamente. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Saranno le 7 di sera. Comunque, l'importante è che ho detto tutto e quello che volevo dirvi. Ringrazio a quelli che non sono iscritti al mio canale, ma guardano i miei video. Per cui ringrazio davvero anche se non siete iscritti al mio canale. Anche perché io ci metto di impegno a fare i video. E ci vuole anche, diciamo, pazienza perché è un po' dura, però siccome a me piace fare queste cose, ringrazio davvero, cioè, quelli che non sono iscritti al mio canale, però li guardano, perché almeno c'è gente che guarda i miei video, e quelli che sono iscritti al mio canale, tranne due o tre persone che noto che guardano i miei video. Mi fa male il braccio, lo devo mettere giù. Comunque, due o tre persone guardano i miei video che sono iscritti al mio canale, per cui ringrazio anche quelle persone che guardano sempre i miei video e commentano sempre. Le persone che invece ogni tanto, quando hanno voglia di commentare, passano e poi si lamentano che io non passo al loro canale. Fatevi una domanda, poi parlerò anche di questa cosa perché... Sinceramente dopo un po' mi rompo le scatole di sentire e di leggere i commenti che non hanno senso. Comunque, vabbè, ripeto, ringrazio almeno le persone che guardano i miei video, solo quelle che guardano. Poi chi scrive commenti, chi non scrive commenti, chi è attivo su YouTube e sul mio Instagram, giustamente io poi ricambio. Se non sei attivo sul mio canale... su YouTube, cioè sul mio canale e su Instagram, ovviamente io non sarò mai attiva ricambiando, diciamo, quello che faccio io sempre. Per cui detto questo, 13 minuti è già un po' troppo. Ci vediamo al prossimo video vlog. Sì, perché io registrerò solo i vlog in queste settimane. Ci vediamo al prossimo vlog, mi raccomando iscrivetevi al canale, un bel like, un commentino qua sotto, seguitemi su Instagram se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!